i battaglioni M celebrano il primo annuale della loro fondazione. Questa celebrazione di una volontà, di una fede, di una passione guerriera provate sul campo di battaglia non poteva svolgersi in un ambiente più augusto e più propizio, fra gli immortali monumenti di Roma repubblicana e imperiale. Il duce consegna il gagliardetto di combattimento ad un battaglione M. Mussolini è accompagnato dal capo di Stato Maggiore Generale, dal capo di Stato Maggiore della Milizia, dalle gerarchie militari e politiche e dai rappresentanti del tripartito. Il duce avanza sul podio. Battaglioni M, nei vostri cuori, i giovani, veramente degni di vivere e di combattere in questa epoca decisiva che vedrà il littorio trionfante, due sentimenti devono fremere. Uno, di amore verso l'Italia. L'altro, di odio inestinguibile contro tutti i suoi nemici. Questa, o legionari dei battaglioni M, è la consegna del ventennale. Ma non è soltanto una consegna, è un giuramento. Ad un comando avanza la pattuglia dei legionari che riceveranno dalle mani del duce le ricompense al valore. Dopo la premiazione, i legionari cantano l'inno dei battaglioni della morte e della vita. Della sedicesima leva fascista si svolge rapida e austera. Nell'abbraccio che l'anziano dà al giovane è tutto il significato del rito, cioè dei nuovi compiti e delle maggiori responsabilità che il primo conferisce all'altro. E se è necessario con il mio sangue la causa della rivoluzione fascista, lo giurate voi? La superba adunata guerriera si conclude sulla via del mare, con la sfilata a passo romano del 42esimo e 43esimo battaglione M e del 10° battaglione allievi M.